Da quando si è lasciata con Max Biaggi, l'ex Miss Italia 2002 Eleonora Pedron ha riscoperto un lato di sé che forse anche molti telespettatori avevano dimenticato, più impegnati chissà a osservare il marito in pista piuttosto che ad ammirare lei. Domenica 17 gennaio, ospite di quelli che è il calcio, Eleonora Pedron ha riscaldato un po' l'aria di neve che si respirava da nord a sud, alzando a dismisura la temperatura in studio e a casa. La Miss scelta per la diretta della trasmissione sportiva condotta da Nicola Savino e dalla Jalappas era a dir poco sensualissima. A quelli che è il calcio, Eleonora Pedron infatti si è mostrata in tutta la sua statuaria bellezza indossando un abito lungo color vinaccia e sfoggiando con inaspettata disinvoltura la profonda scollatura sul davanti che ha fatto non poco fantasticare i telespettatori. Immancabili e decisamente divertiti i commenti della Jalappas Band mentre la Pedron era alle prese con Lucia Ocone nei panni di Anna Moroni alla prova del cuoco. La prossima settimana questa secca no, ha infatti ironizzato la Ocone avendo accanto l'ospite e il trio di comici ha risposto, io ho visto delle forme però, diciamo che ha dimenticato il reggiseno a casa. Su Twitter sono stati in molti ad augurarsi come il Jalappi un fuori di seno in diretta da parte della bella Eleonora dietro ai fornelli, altri invece hanno sperato fino all'ultimo che il ventilatore in studio fosse direzionato verso la generosa scollatura per godere appieno delle grazie dell'ex Miss Italia.